Ma è una manifestazione che ripetiamo dopo averla già fatta intorno, insomma, fine novembre, inizio dicembre, con un successo bellissimo, straordinario, con un afflusso di pubblico, di persone notevolissimo, ricevendo anche, insomma, tantissimo affetto e consenso da parte delle attività commerciali di Corso Garibaldi, che rimasero davvero contentissimi. Quindi la ripetiamo con la stessa intensità, con lo stesso entusiasmo. Da quello che riscontriamo, credo che il successo, incrociando le dita, sarà alla pari, se non di più, di quella della volta scorsa, e il tutto finalizzato a rendere questa città sempre un po' più produttiva, per stare vicino sempre alle attività commerciali. Non a caso questa volta abbiamo, attraverso un avviso pubblico, invitato anche tutte le attività dolciarie della città di Benevento, mettendo a disposizione per loro 10 casette in modo gratuito, questo attraverso, come dire, la proposta che ci aveva fatto la Confcommercio, quindi il presidente Nicola Romano. L'abbiamo accolta e siamo stati disponibili, come dire, a far sì che comunque potessero essere coinvolte tutte le attività della città, e quindi è una manifestazione che prevede la presenza di maestri dolciari di tutta Italia, insomma, dalla Sardegna al Piemonte, ovviamente alla Campania, e quindi era giusto che ci fossero anche i sanniti beneventani. Quindi quest'anno abbiamo registrato le new entry. Esattamente, abbiamo registrato questa possibilità di unire e coniugare le diverse realtà anche e soprattutto alla realtà del nostro territorio, perché noi dobbiamo promuovere sempre di più il nostro territorio, dobbiamo creare sempre una maggiore condizione di importanza. Questo per noi significa crescita, significa creare quella giusta condizione di crescita e quella giusta condizione economica per le attività della nostra Certamente, città. Dare dei motivi validi per far sì che Benevento venga visitata anche oltre frontiera. Esattamente, questo è l'obiettivo, e stiamo mettendo in atto tantissimo, tante belle cose per il commercio, per tutte le attività produttive della città, partendo dalle zone ZES che stiamo ridisegnando per essere sempre più attrattivi nelle aree industriali, per arrivare ai distretti commerciali, che proprio ieri abbiamo fatto una riunione con i sindaci che hanno accolto tantissimo la nostra proposta di poter coinvolgere quei comuni più piccoli, e quindi quei sindaci che hanno meno possibilità di realizzare i distretti commerciali, perché voglio ricordare che c'è necessità di raggiungere 15.000 abitanti, e quindi vi abbiamo detto: siamo qui, siamo a vostra disposizione per darvi il giusto supporto e per fare in modo che tutto il contesto della provincia di Benevento e della città di Benevento possa crescere sempre di più e possa trovare sempre più importanza sotto l'aspetto commerciale.